Buonasera, ormai sono quasi le 18, quindi diciamo buonasera. Sono contento di avere un ampio pubblico, sono contento anche di avere delle persone qui per discutere questo articolo. Dico due parole di come siamo arrivati a scriverlo. Io e Alfonso abbiamo iniziato a ragionare sull'innovazione perché entrambi eravamo stati coinvolti da Confindustria, quando a guidare l'innovazione in Confindustria c'era Pistorio, a fare queste iniziative in giro per le città d'Italia, dalle associazioni industriali locali, sull'innovazione. E partendo da lì abbiamo continuato a incontrarci ogni tanto per discutere del tema e così ne è uscito un primo articolo. Questo articolo ha avuto suscitato un certo interesse, ci è venuto voglia di scrivere un altro. Stiamo lavorando a un terzo, ma lo facciamo anche con una frequenza ridotta perché abbiamo, ahimè, tante cose da fare. Però perché scriviamo questi articoli sull'innovazione? Ma forse perché per una posizione particolare che abbiamo, quella di essere dei professori, quindi essere interessati di informatica, quindi essere interessati ai temi dell'innovazione quasi per dovere sistematico, ma anche perché lui come capo del CEFRI, io perché ho lanciato una startup, It's Me, che vuole fare un nuovo front-end per sistema operativo di personal computer, quindi siamo diventati anche degli attori diretti dell'innovazione. Allora, congiungere la visione della persona che si occupa di innovazione con quella di chi l'innovazione la cerca di farla, ti dà alcune viste particolari. E queste viste particolari sono quelle che cerchiamo di mettere in un dibattito che, a mio avviso, troppo frequentemente è un dibattito in cui la parola innovazione è una parola tappetino. La si usa perché è sempre bene usarla, come l'indicazione di una cosa che è molto importante di cui dobbiamo occuparci, ma nessuno davvero dà l'impressione di avere ben presente che cosa succede sul piano dell'innovazione in questo paese. O almeno è raro che si abbia presente. E allora abbiamo pensato che, avendo noi questa doppia vista, siamo in grado di offrire nuovi spunti al dibattito. E vedrete che qui lo facciamo. Allora, siamo divisi i compiti. Io riprendo i temi generali e li spingo verso anche alcune proposte. Alfonso parlerà più specificatamente del ruolo degli attori che dovrebbero svolgere un ruolo decisivo nel sviluppo dell'innovazione, che sono quindi gli attori che si pongono tra il trasferimento della tecnologia e peraltro il trasferimento dell'innovazione, cioè che cercano di creare un ponte tra la ricerca e l'impresa, gli enti, eccetera. Allora, naturalmente il ragionamento che facciamo, proprio per voler essere più concreto e preciso, non si riferisce in modo uniforme a tutta l'innovazione. Noi assumiamo come punto di riferimento l'innovazione nel settore dell'ICT. Sappiamo che questo produce delle viste che sono molto particolari, anche se riteniamo che per molti versi il ragionamento possa essere esteso, ma non è nostra volontà qui spiegare quali sono i punti verso altri settori. Secondo, siccome ormai si parla di innovazione su tutto, anche quando un comune compra un computer lo fa perché fa innovazione, allora noi non ci occupiamo dell'acquisto dei computer, ci occupiamo di quell'innovazione, meglio se radicale, che punta sostanzialmente a produrre un valore, a generare valore. Perché dico questo del generare valore? Perché vedrete, questo è uno dei temi su cui meno attenzione finora è stata dedicata, anche se l'anno scorso, o meglio ancora quest'anno, ho visto i primi segnali di attenzione sul tema, che nel nostro settore molte delle start-up che vengono create, che sopravvivono, in verità subiscono nei 3-4 anni iniziali della loro vita un processo di trasformazione per nulla lusinghiero.
perché la pressione ad andare sul mercato, a remunerare il capitale, diciamo, fa sì che si trasformino da società che hanno un prodotto, una piattaforma, un sistema su cui hanno messo innovazione, rapidamente diventano società che erogano servizi. E il prodotto che hanno sviluppato nel corso del loro primo anno di vita non esiste più dopo 4 anni. Perché ci vorrebbe lavoro per mantenere, fare nuove release del prodotto, farle evolvere, eccetera. E questo è dovuto proprio alla pressione che ricevono. Il problema è che come società di servizi non hanno nulla di innovativo e non c'è nessuna ragione di non lasciarle al libero gioco del mercato. E il problema è che però non è una volontà dell'imprenditore, è una condanna dell'imprenditore. Ci sarebbe bisogno di un ambiente che scudisce l'imprenditore perché mantenga e sviluppi il valore dell'impresa piuttosto che invece lo forzi ad una rapida. Perché l'abbiamo chiamato l'innovazione difficile? Perché vedete, la prima cosa che viene in mente quando ci si occupa di innovazione è che l'innovazione non è solo un fattore di quattrini. Io penso sempre che quando ci lamentiamo della situazione dell'innovazione in Italia, non so se dobbiamo lamentarci di più della carenza di risorse che l'innovazione ha in Italia o del modo poco brillante con cui quei soldi vengono spesi. Sicuramente posso dire che il mio ragionamento è che in questo momento non consiglio di aumentare i fondi per l'innovazione tout court, perché se li aumentassimo tout court non so bene come andrebbero spesi. Quello che mi piacerebbe è vedere un'iniziativa in cui le risorse vengono messe in condizione di servire. Ma una delle ragioni per cui queste risorse non sempre rendono quello che potrebbero è anche dovuta al fatto che noi non sappiamo bene cosa succede di queste risorse. Tutte le informazioni che abbiamo sull'innovazione sono informazioni che precedono la misura del valore prodotto dall'innovazione e quindi in verità descrivono solo il fatto che si è fatto qualcosa, non la sua efficacia. E il fatto che si è fatto qualcosa non è un'informazione sufficiente per consolare chi è attore dell'innovazione. Seconda cosa che voglio dire è l'innovazione è difficile perché ha bisogno di un ambiente perché possa prosperare. È vero che l'innovatore è spesso un genio solitario, nel nostro caso dell'ICT non è mai un genio solitario, ma anche quel genio solitario ha bisogno di un ambiente in cui interagire con altri geni solitari, nel nostro caso anche con cui interagire con molto di più che non che solo con altri geni solitari. Ci vuole cioè un ambiente in cui l'innovazione diventa pratica vissuta e se non c'è questa consapevolezza, questa vita, condivisione di esperienze tra quelli che impegnano la loro vita o parte della loro vita nell'innovazione, il rischio è che l'innovazione sia una cosa che si scontra ininterrottamente con persone che non sanno cos'è e che danno risposte strane, bizzarre e spesso sbagliate alle esigenze che gli innovatori hanno. Vedete, nell'ambiente dell'innovazione noi dovremmo vedere sviluppate 3 qualità che in tutti gli ambienti innovativi che ci sono in giro per il mondo sono largamente presenti e che invece in Italia sono presenti saltuariamente, in modo episodico e mai completo. Il primo è la competenza. Io qui sono nel settore dell'ICT, ma nel settore dell'industria potete facilmente pensare che non è una cosa ristretta. Quando si parla di innovazione, si parla di un'innovazione che necessariamente ha di fronte a sé il mondo, il pianeta. È difficile fare un'innovazione ICT che va bene per la Lombardia. Noi abbiamo allora il mercato mondiale, l'ambiente tecnologico mondiale, il sistema delle tecnologie a livello mondiale, sono sistemi complessi rispetto a cui servono persone che hanno competenze. Queste competenze
competenze chiaramente si sviluppano, non è che le studiamo facendo un master in innovazione internazionale, magari se ci fosse potrebbe qualche seminarietto potrebbe essere utile, ma il problema è viverle e condividerle con altri, discuterle, perché il problema che noi abbiamo è che altrimenti, e ci tornerò alla fine, quello che noi facciamo è quello di dire, che è una cosa che sento dire molto spesso, soprattutto io che l'ho lanciato una startup in Italia, la cosa mi pesa non poco, che in Italia non si possono fare queste cose, che bisogna andare negli Stati Uniti. Allora io non ho mai pensato di fare una cosa in Italia lontano dagli Stati Uniti, penso che noi possiamo fare una cosa stando in Italia, ma avendo tutte le interazioni con gli Stati Uniti che si possono immaginare. E non vedo perché uno debba andare negli Stati Uniti e non possa fare così. Se possiamo fare le auto in Italia e andare a produrle anche in Canada e negli Stati Uniti, vedo che la cosa possa succedere anche nel settore delle auto. E il problema è che però questa competenza è una competenza che deve essere, e questo viene il secondo punto, che non è una competenza di cui abbiamo bisogno come un oracolo, come una consulenza. Noi abbiamo bisogno di questa competenza in persone che danno fiducia ai progetti innovativi, che ne diventano parte. Vedete, il grave problema di chi fa una startup è che molto frequentemente incontra delle persone che invece di essere delle persone che stanno valutando se diventare partner o no, ti valutano e basta. 7 più, 7 meno, 28 a seconda dei voti che danno su scala universitaria, su scala media, ma che non sono ancora entrati nella logica voglio diventare tuo partner. E che quindi non studiano e non identificano i problemi che la tua proposta ha, già immaginando come facciamo a risolvere, li identificano e questo è sufficiente. Io vi dico questo perché è abbastanza emblematico, ma io ho incontrato molti venture capital, fondi di venture capital, eccetera. Fino ad oggi pressoché non ho fatto incontri in cui abbiamo discusso approfonditamente del mio progetto con delle persone, i tecnici di fiducia di advisor dei finanziatori potenziali. Io avrei pensato che questi venissero da me e cercassero con me di capire come si fa ad andare negli Stati Uniti, chi sono gli interlocutori, eccetera. Se ciò non avviene, non è. Terzo punto, è un problema di risorse. Questo pochi lo sanno, io mi arrabbio sempre allo scopo che non lo sanno neanche quelli che le danno le risorse. Ma molte delle risorse che ci sono per l'innovazione in Italia sono apparenti. Io ho ricevuto con la mia società fondi mi sono stati assegnati fondi per 2 milioni e mezzo di euro. Ne ho messi in tasca finora, meglio nella società, finora 140 mila. Gli altri cosa è successo? Che in un caso volevano proprio una ipoteca su casa mia, che tra l'altro non bastava per coprire l'intera cifra. Cioè non erano soldi veri, era casa mia che veniva messa in gioco. Il capitale di rischio lo mettevo io, oltre ai miei soci che l'avevano già messo, oltre a me, ma quello aggiuntivo ero di nuovo io. Nell'altro caso, che era invece un fondo perduto, per avere l'anticipo dovevo firmare la restituzione personale in caso, che di nuovo vuol dire che li mettevo io. Allora, questo problema è un problema serio, perché l'innovazione è rischiosa. Credo che anche quelli che danno i fondi lo sanno. Se è rischiosa, il ragionamento per cui c'è un intervento delle strutture private, tipo i venture capital, eccetera, è che venture capital investendo su 10, 20, 100 iniziative distribuiscono i rischi e aumentano la probabilità di successo, mentre se un poveretto investe su una sola iniziativa deve avere molta fiducia su se stesso per pensare che lui non corre nessun rischio. E il pubblico addirittura distribuisce questi soldi su una platea ancora più vasta e quindi ulteriormente diminuisce il rischio. Se però alla fine il rischio viene riportato drammaticamente sulle spalle dell'innovatore, l'innovatore non è nelle condizioni di fare l'innovazione. Quindi è meglio che il capitale pubblico si adoperi per fare garanzia sui capitali privati piuttosto che faccia un'operazione in cui apparentemente interviene con capitali aggiuntivi che poi tali non sono.